Errori finanziari. Oggi parliamo dei miei, di quelli che ho fatto io. E in effetti ce ne sono tanti che possono essere evitati con una cosa banalissima che è o un cellulare o un pezzo di carta. Parliamo di questi errori. Io ne ho presi di mira 7, che potrebbero essere quelli che in effetti alla lunga ti fanno perdere più soldi, ma che all'inizio sembrano così essere insospettabili. Ora, iniziamo dal primo, che è non contabilizzare bene i soldi. E qui c'è un piccolo aneddoto che vi racconto dopo lo sponsor, che vede me con 500 euro appena ritirati, che dopo una settimana non aveva più soldi in tasca. Detto questo, beccatevi lo sponsor che vi può aiutare anche a contabilizzare le spese. Come sapete, se vi porto degli sponsor sul canale hanno un senso, e Vivid, la banking app di una startup tedesca che sta andando per la maggiore ultimamente, risolve un po' di problemi che mi avete posto nei commenti. Nicola, come faccio a investire in cripto? È complicato. Come faccio a investire in mercato azionario? È complicato. Soprattutto non ho soldi per investire nel mercato. Vorrei iniziare anche da 10 euro. Posso farlo? Beh, Vivid risolve tutti questi problemi anche in maniera abbastanza semplice. Punto numero 1. Si possono avere delle carte che possono essere virtuali o fisiche. Puoi creare delle carte virtuali immediatamente, lo faccio al volo per esempio, basta emetti una nuova carta e vai a prendere carte virtuali. Richiedi la tua carta e conferma pagamento. Costa zero in questo momento e via. Ho attivato la mia nuova carta, è pronto per l'uso. Si può investire in cripto, tant'è che io già ho investito 505 euro, di cui 250 euro in Bitcoin e in Ethereum, perché erano scese molto e ho detto vabbè, testiamo l'applicazione e in più andiamo a rimpolpare il mio portfolio. E qui vedete diversi pocket, diciamo borselli, in cui uno è il principale, dove c'è la liquidità. L'altro è la ricompensa delle operazioni. Perché? Perché ci sono anche i cashback. Potete ottenere il cashback fino al 25%. E poi c'è la parte di investimento. Perché, vi dicevo, risolve dei problemi anche legati all'investimento? Perché si parla di azioni frazionate. Significa che voi potete acquistare una parte di un'azione Amazon. Invece di pagare 4.000 dollari un'azione Amazon, la pagate quanto volete. E in più avete la garanzia fino a 100.000 dollari, perché è una startup tedesca che si collega a un IBAN tedesco. Potete ulteriormente collegarci 15 IBAN, potete cambiare valuta, potete fare un sacco di cose. Ripeto, ci servirebbe un video a sé. Vi lascio il link in basso per scaricare l'applicazione e fatemi sapere se volete un video di approfondimenti, perché ve lo faccio. Spese non contabilizzate, che significa che tutti gli spicci che ci avete in tasca o i soldi di carta, giustamente, se non ve li segnate da nessuna parte, scompaiono. Quei soldi scompaiono. E io, mia settimana tipo, ritiro 500 euro, ok, me ne servivano 70 per le bollette, mi sarebbero rimasti 430 euro, di cui dovevo tranquillamente prendere quei soldi, metterli da parte per un altro progettino che ho, prendere e tenermi quei 50-100 euro che di solito mi tengo in tasca. Quella settimana è successo che sono andato a bere con gli amici, sono andato a mangiare il giorno dopo, sono andata a cena fuori e io sono un tipo che vabbè sì dai offro io, non ti preoccupare, bla bla bla. Morale della favola, domenica mi sono ritrovato con 5 euro nel portafoglio e ho detto come cazzo ho fatto, e non mi salvo nemmeno gli scontrini in tutto ciò. Quindi yay, come buttare soldi in una settimana. Non sono un tipo che ce l'ha quei soldi, ma non mi faccio problema a cacciarli. In questo modo però, cavolo, non ne ho rendiconto, quindi non so in effetti che fine abbiano fatto. Scompaiono. Tra le altre cose c'è una situazione che voglio portarvi a conoscere. In realtà è una stupidaggine, però se voi perdete dei soldi, ok, voi li accusate come se aveste perso quella quantità di soldi. Ho perso 10 euro, ah cazzo, ho perso 10 euro. Perso 100 euro, cazzo, ho perso 100 euro. Ti incavoli di più, però ok, colpa mia. Se tu un domani ritrovi quei soldi nel pantalone e ne ritrovi 10 euro o ritrovi 100 euro, la sorpresa fa sì che tu quei soldi lì li percepisca come un guadagno. Quindi quei soldi là sarai più predisposto a spenderli perché li hai ritrovati. Quindi se tu li perdi ma poi li ritrovi, è come se li avessi guadagnati due volte. E la gioia che hai nel ritrovarli ti fa sì che
tu spenda più soldi. Non so se vi è mai capitato, ma quando trovate 10 euro nel gensaio, cazzo, va, mo ci compro quella cosa là. Io ci compravo i gratta e vinci, non li compro mai. Quando trovo 10 euro in tasca, vabbè, dai, non sono miei. Invece erano miei, li avevo persi qualche giorno prima. Sono stato un po' lento sul primo punto, andiamo un po' più veloce, perché non investire è una di quelle cose che secondo me mi ha fatto perdere tanto denaro nel tempo. Perché se avessi investito magari quando avevo 20 anni, 25 anni, beh, da lì sarebbero già passati 10 anni, più di 10 anni, mortacci, e avrei già accumulato un bel po' di patrimonio. Anche solo 10 anni fa, cominciare con 10 euro al mese, avrei in questo momento magari 30.000 euro, 40.000 euro con l'interesse composto. Quindi iniziate, perché voi poi rosicate, perché dite, oh cazzo, ma se avessi fatto 10 anni prima? Ed è sempre così, quindi prima iniziate, non tergiversate, pure una stupidaggine, pure 10 euro, 15 euro. L'abbiamo visto nell'applicazione di Vivid che si può fare, si può creare un pocket, un wallet dedicato a determinate cose e si può addirittura andare a investire, ok? Quindi anche in cripto, un minimo, non esagerate col portafoglio, ma sai, un 10%, un 15%, 20% dei vostri soldi potrebbero andare ad alto rischio. Ovviamente il percorso che sto facendo sul canale, e vi ricordo che se questo video vi piace, non mettete mi piace, so che è controproducente, non mi mettete il mi piace, cioè, se lo volete mettere mi fa piacere, ma quello che aiuta di più un canale è condividere. Ok, quindi se volete aiutare qualche vostro amico nella gestione finanziaria, ecco, passategli questo video piuttosto che mettere il like. Ok, potete ovviamente iscrivere, attivare tutte le campanelle che volete, perché il percorso che ci sarà su questo canale sarà verso gli investimenti, verso una gestione più consapevole del vostro patrimonio. Una cosa che ho iniziato tempo fa, su cui trovo grande giovamento e che vorrei passarvi. Questo è un punto che riguarda soltanto coloro che a un certo punto acquistano casa o comunque affittano casa. C'è quel punto della vostra vita in cui siete entusiasti del vostro acquisto, in cui, cazzo, ho preso casa, ci voglio tutte le cose che mi servono, e fate delle spese abominevoli. Nel momento in cui si compra qualcosa di nuovo, che sia una macchina, che sia una bicicletta, che sia una casa, più grosso l'acquisto, più poi vorrete in qualche modo renderla vostra. Ok, per una macchina magari compro, sai, la vado a lavare bene, ci compro il tappetino fatto in quel modo, ci compro quella cosa. Per la casa, beh, però quel lampadario, quel quadro che oggi mi piace, domani mi fa schifo, ecco, tutte queste cosine vanno a incidere tantissimo sul portafoglio. Ora, è una spesa una tantum, però ti fai prendere da quella compulsione dell'atto, e questo punto è proprio per ridurre la compulsività sia nell'acquisto casalingo. Mi serve quello a tutti i costi, devo in qualche modo ridurre i tempi per cuocere le patate, mi compro un cuoci patate, serve solo a quello, ho fatto quella cuoci riso, un acquisto pazzesco, lo uso 4 volte dentro un anno, però quelle volte che la uso, cazzo, ho speso 100 euro di cuociriso spettacolare, metto lì il riso, viene perfetto, però è una cosa così che mi ingombra tutto lo spazio, e so che non avrei potuto fare tranquillamente a meno, però sono un pigro di merda. Ecco, non siate pigri di merda come me, abbracciate un minimo il minimalismo. Io non sono assolutamente così, e anzi, voi vedete questa camera, ma se io vigilassi la videocamera da questa parte, ecco, qui è messo abbastanza bene, sì, di là è una merda. Un male moderno invece è il pagamento automatizzato. Questa è una cosa da dire sottovoce, perché il pagamento automatizzato è abbastanza subdolo. È una cosa che tu fai una volta, la rifai dopo un anno, quindi ti scordi. E spesso e volentieri quando parte una transazione economica, soprattutto se è digitale, non è rimborsabile. Quindi sappiate che se fate un acquisto digitale, quello non è rimborsabile, quindi chi vi rimborsa quelle cose, ok, noi di Docety lo abbiamo fatto spesso, però lo fa per farvi un favore, altrimenti
No, 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 potrebbe tenersi tranquillamente i soldi. Detto questo, è fondamentale ragguagliarvi su i pagamenti automatizzati in generale. A me è successo. Sembro una persona sbadata, ragazzi, ma vi assicuro che gestisco tante cose. Alcune purtroppo vengono dal mio passato, che comunque da imprenditore in single player, adesso sono doppiamente imprenditore, ho due aziende che amministro, ho tante altre piccole attività, lasciamo perdere quello che c'ho io. Però il punto è che ti dimentichi il pagamento automatizzato. E anzi, ci sono degli strumenti online, io ogni tanto faccio questo, vado nel mio account PayPal e vado nella sezione pagamenti automatizzati e lì ti fa vedere quelli attivi, quelli non attivi, perché spesso utilizzo il pagamento automatizzato su PayPal, quindi lì è più semplice. E dall'altra parte però ci sono tanti pagamenti ricorrenti sulle carte di credito e quelli mi discordo, perché non vado ad analizzare, io faccio solo il trimestrale delle carte e quindi me ne accorgo sempre troppo tardi. Una parte del server, cioè un server dove avevo dei siti dismessi che non utilizzavo più, questo server pagavo 70 euro al mese, però siccome ho altri server in abbonamento dove ci sono robe attive, non mi ero accorto che questo fosse distaccato, fosse un dedicato, e quindi stavo a pagare 700 euro in più di 10 mesi perché non avevo più siti, però lasciavo attivo il server. Cioè, questa è una spesa inutile, 700 euro che mi potevo tranquillamente risparmiare. E qui non siate quindi pigri ancora una volta come me, questo video si racchiude in non siate pigri, non fatelo, controllate bene le vostre spese. Ok, questo ce la devo mettere all'interno del video, perché non dovete, o perlomeno se non ci sono alcuni parametri importanti, scegliere una nuova auto, non la dovete scegliere una nuova auto, scegliete un'auto bene o male che sia utilizzata da poco e che abbia una buona garanzia. Ovviamente se avete tanti soldi da spendere e volete togliervi lo sfizio, nessuno ve lo toglie, ma a livello di risparmi è importante non andare a prendere delle auto nuove. No, perché svalutano immediatamente. Andatevi a vedere il video in cui ne ho parlato. D'altronde quel video è andato veramente bene, sono contento che quell'argomento vi piaccia, quando si tratta di fottere il sistema sono tutti quanti d'accordo, quindi ottimo. Insomma, aspetto i vostri commenti. Automatizzare le entrate è una di quelle cose che invece faccio da tempo. È una cosa strana da dire, ma quando a 19 anni aprii il mio primo blog, da lì a capire le entrate automatizzate il percorso fu veramente breve. Perché? Perché avevo percepito che far lavorare qualcun altro al posto tuo, in questo caso il blog e le ads che giravano sul blog, mi portava un ritorno mensile economico al pari di uno stipendio. All'inizio non era assolutamente uno stipendio, era un'entrata in più con la quale ci pagavo magari le bollette, magari ci pagavo quell'uscita la sera, perché all'inizio era una roba come 20 euro 30 euro al mese, poi ho cominciato a crescere 70, 100, 200, 500, il salto per arrivare a 2000 è stato breve, da lì a 10.000 un altro saltone. Quindi tutto il percorso che ho fatto online è stato proprio per questo, perché avevo percepito la potenza dell'automatizzazione. Ora ovviamente non sarà per tutti uguale, ma l'automatizzazione vi dovrebbe scatenare delle domande: cosa posso automatizzare io? Che lavoro faccio? Qual è il lavoro che posso delegare talmente tanto che mi permette di creare altro lavoro e dalla quale mi posso prendere magari una percentuale soltanto delegando parte del lavoro? Tutte queste cose servono a automatizzare le entrate. Una volta che si automatizzano le entrate, voi avete quel qualcosa in più che non dipende magari dal vostro lavoro principale, ma che veramente ti dà la possibilità di investire in finanza, di investire in cripto, di investire in generale. Quindi mi raccomando, questa è una cosa assolutamente fondamentale, e anche perché, ripeto, vi troverete con qualcosa in più, mai qualcosa in meno. Cercate di capire come automatizzare le vostre entrate, e lo so che dire così a Nicola non mi stai dicendo niente, però ce ne sono tanti di metodi, da mettere 100 euro in staking, come vi ho detto che si possa fare su Binance nel video scorso, andatelo a vedere, a investire in borsa con magari anche l'applicazione, a quelli Vivid che vi ho fatto appena vedere, ad anche delegare del lavoro. Quindi
riflettete, di modi ce ne sono migliaia, però ognuno giustamente deve tirar fuori quello suo. Io magari in una intervista one on one con un'altra persona riesco a percepire, a capire quelle che possono diventare le tue entrate automatizzate, però non lo posso fare con tutti. Un'altra cosa che ha riguardato parte del mio percorso è l'ossessione. Che detta così sembra una cosa bruttissima, però in effetti, leggendo un po' in giro, ho visto che non è una cosa solo mia, è comune. Cioè, nel momento in cui scoprite che si può risparmiare, che si può guadagnare online in maniera, non dico semplice, ma puoi vedere, ecco, quei numeri che crescono quotidianamente, soprattutto sulle cripto, questa cosa è tremenda, perché sono talmente tanti gli sbalzi nella stessa giornata, anche nello stesso quarto d'ora, che è facile ossessionarsi, cioè stare lì sempre a vedere, cazzo, mo sale, mo scende, oddio, madonna. No, questo, ecco qui, forse è una cosa importantissima, crearsi un piano per non diventare ossessionati, cioè crearsi una scaletta di quelli che possono essere investimenti a breve termine, medio termine e lungo termine, messo per iscritto che per me a volte il breve termine e il medio termine come investimento principale è la formazione su se stessi, perché siete voi che domani potete generare valore e potete generare tanto valore soltanto aiutando delle persone, magari in un determinato argomento che conoscete bene voi e gli altri no. Quindi mi raccomando, l'investimento migliore fino a una certa somma è sempre la formazione personale. Investimenti a lungo termine, che è spesso quello che, ecco, mi sento di consigliare magari a qualcuno che come me 10 anni fa non sapeva nulla, ok? Allora in questo momento, se non sai nulla, cioè guarda a molto lungo termine, non stare sempre lì a guardare il telefono perché vedi che sale, scende, no. Datti delle tempistiche, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, controlla tutte le tue spese, ma punta sempre al 3 anni, 1 anno, cioè da 1 anno in su, a lungo termine è già over 1 anno, no? Quindi punta sempre lungo in modo da non stare lì ogni volta a impazzire sul cellulare. Detto questo, mi raccomando, fatemi sapere, noi ci vediamo prossimamente sul video, grazie per gli apprezzamenti, per i commenti e niente, cioè, sono veramente contento della piega che prende il canale.